finalmente un'opera come si deve per poter passare civilmente con le macchine sotto questa, anche come pedone sotto il ponte della ferrovia. Oggi c'è il mercato su questa via Colombo, ancora il mercato non si sistema, ma alle calende greche sto ponte finalmente riesce ad arrivare, forse è l'ora del pranzo. Non c'è neanche il cambio, ci vuole il cambio per spiegarsi. Là in fondo c'è il mercato di via Colombo, in mezzo alle scuole. Un'area per sto mercato ancora non si è creata. In una piana non c'è ancora lo spazio, incredibile. Avete finito per ora? A magnà? Dici, quando pensate di spingere il ponte? Quando pensate di spingere il ponte? Un'oretta, massimo un'oretta e mezza. Stasera mi hanno detto quelli della FS. Più di un'ora ci vuole ancora. Un paio d'ore. Quindi dato che vanno a mangiare, noi sospendiamo la trasmissione, ragazzi. Stanno preparando i pistoni per spingere il ponte in cemento armato sotto i binari. Oh, 2-3-4 ore. Detto l'ingegnere, fra 3-4 ore si spinge. Sta camminando già? Non mi fanno niente. Mi stanno dicendo che la piattaforma in cemento sta già pian piano scivolando sul terreno. Ancora devono rompere di là.
Ehi! Devono spingere con questi pistoni, queste attrezzature in cemento che hanno preparato prima della ferrovia. Stanno spingendo. Ma di quanto è andato? No, è 200 metri alla volta. Oh madonna. Sì, è due giorni ci vuole. Sì, perché forse quanto tanto gli altri è chiesto. Due giorni ci vuole. 36 ore ci vuole. Gli hanno dato 36 ore di tempo per... A mezzanotte fanno 24. Domani a mezzanotte ore 36. I treni arrivano qua, sono mercendie. No, anni caro. Anni caro, sì. Scende poi sono i fondi, non c'è problema. Finalmente un'opera moderna, San Antonio. Ma qua, siamo ma andati qua per collega, decenni. Tutti centri commerciali. Ma no, tutti c'è un sacco di abitazioni, c'è un'altra città qui dietro. E qua viene un ponte sulla testa. Troppo tardi questo ponte trovato, comunque non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Ma pare che ne... Ah, voi innestate quegli altri pezzi poi, ho capito. Allora, non si chiamano più Ferrovie dello Stato, si chiamano RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Sta spingendo. In effetti vedo un po' muovere la terra lì, sì, è vero. Lì ho visto un po' cadere un po' di terra, ecco, vedete. Vedete che sta muovendo. Vedi. Non faccia la diretta che ci vuole la corrente, sennò quella c'ha la cebbia dello sindaco. Com'è? Angelo! Eh sì, una volta che finisce quel pezzo di strato del ferro, vedete? Poi ne mettono un altro. Ecco, di quelli là. Di questi qua. Ecco. Sto misurando fino a quanto ha spinto poco forse. Io lo stanno spingendo di sotto, ma ancora per arrivare ci saranno altri 5 metri là. C'è la ruspa che ha demolito la caserma dei carabinieri, era l'opera, quella rossa.
parte dello strumento è la macchina, questa. Ah, c'è sta massa di cemento pure, che è stata fulcro.